procediamo a un filetto di sgombro con un pesto di colatura d'alici, peperoni, mele verdi e cetrioli. Per prima cosa sfilettiamo lo sgombro già battuto a meno 18 gradi e lo adagiamo su uno strato di sale grosso. Passata mezz'ora lo copriamo con olio, aglio e un bel po' di timo e lo lasciamo riposare per 24 ore. Poi lo scoliamo dall'olio e lo scottiamo appena appena su una padella, appena appena, mi raccomando. Tritiamo prezzemolo, finocchio, capperi, pochissimo aglio e aggiungiamo la colatura d'alici. Cuociamo in forno il peperone, lo spelliamo e lo condiamo con un po' di sale. Tagliamo le mele a dadini assieme ai cetrioli e le condiamo con olio, sale e limone. Adagiamo lo sgombro al centro del piatto, alternato con i peperoni. Di lato ci mettiamo un po' di questa insalata di mele e cetrioli e qualche puntina di pesto. E il piatto è pronto.